Girone B, allora Panzarei, Modena, Romagna, Terraquila, Carpi, Cingoli, Metelli, Cologna, Arcobaleno, Riago, Padova, Egotta, Varnelle, Lions, Teramo, Savarese, Calascibetta. Ok, no, io li voglio. C'è la diretta. Io qua. Diretta. Ah, ma non mi interessa questo. Serie C, C, girone C, B. Ok. 29:30, ecco, Bologna, Cingoli, Padova, Oriago Padova, Metelli Cologna, Lions Teramo 5, Pantaremo Ego, Savanelle 3. Carpi e Romagna e Romagna. Sono scarsi, eh? Sotto sono. 29 a 30 ha perso, eh? Un 5. Carpi ha preso il super giocatore. Basta la musica. Senti male. La battaglia è anche più bassa. Allora, partiti, quinta giornata del campionato di Serie A1, girone B della pallamano. Match alla Pala Francioli di Colle Valdelsa tra Ego Tavarnelle e Lions Teramo, come al solito insieme a me Michele Graziosi. Un match difficile anche perché Ego Tavarnelle arriva purtroppo da una sconfitta 27-20 a Padova contro l'Arcobaleno Oriago, e adesso affronta una squadra che tra l'altro abbiamo già visto ha dei nomi importanti come in porta Di Marcello, ma altri nomi di tutto rispetto. Adesso ritorno la palla alla Ego Tavarnelle, classici colori verde, nero e bianco per quanto riguarda la squadra di casa e bianco rosso per la squadra abruzzese. Sì, buonasera a tutti e buona palla a mano. Questa è una partita molto importante per noi, perché veniamo da una brutta sconfitta a Padova, squadra sottotono, viziata anche agli infortuni. Vediamo come la nostra squadra reagirà a questa sconfitta. Sì, sicuramente, tra l'altro c'è anche una defezione che tra l'altro è arrivata proprio nella partita precedente. Francesco Bevanati si è infortunato proprio dopo 2-3 minuti dell'inizio del match, proprio con
i Veneti e ancora non è al 100%. Ecco la rete, quindi in vantaggio con Edoardo Borgianni, la formazione di casa che va subito a segno con una bella azione e col pivot come al solito che va a segnare contro un grande portiere, in questo caso vice capitano ex Ambra, ricordiamo, Pierluigi Di Marcello, davvero un grande atleta. Sì, Gigi, come lo chiamiamo noi in amicizia, Gigi è un grande atleta, una grande persona, è squisito, è venuto a volte da noi a fare allenamento ai nostri ragazzi, è bravissimo, merita il rispetto di tutti in questo sport. Insieme a lui Matteo Di Marcello col numero 34 che è il fratello, hanno vissuto tanti anni l'avventura, la palla è all'esterno del palo, Roberto Pieragostino, tra l'altro anche lui un nome di richiamo, ex Città Sant'Angelo, tra l'altro ricordiamo Città Sant'Angelo che è ripartita, diciamo, dalle serie minori, però dobbiamo dire i Lions Teramo hanno un po' le caratteristiche simili a quelle dell'Ego Tavannelle Val di Pesa, cioè di puntare sul settore giovanile per poi crearsi giocatori in casa direttamente. Adesso c'è un fallo a favore del Tavannelle. Sì, la squadra del Teramo è molto simile alla nostra squadra, alla nostra società, punta tanto sul settore giovanile, far crescere i ragazzi, questo è molto importante per la palla. Attenzione Lastrucci, bella conclusione, peccato, fa molto bene alla palla a mano, cresce i suoi giocatori in casa. Comunque vedo Ego Tavannelle molto, molto motivata e vuole il riscatto sicuro, conoscendo i ragazzi. Attenzione, gol, ok. La rete di Cristian Giampietro che segna l'1-1 dopo 3 minuti di gioco. Tra l'altro in panchina, insomma, Lions Teramo ha un signor allenatore di nome Marcello Fonti che, insomma, in passato lo ricordiamo con l'Alpi Prato e ricordo tra l'altro il palazzetto dello sport di Prato, è stato proprio intitolato a Zaimco Bilica, infatti si chiama Pala Zaimco Bilica. Questo mi sembrava fallo netto, però ha lasciato il tiro. Adesso altra azione e Lastrucci commette fallo e mi sa tanto che gli danno i 2 minuti, Alessandro Lastrucci. E una partita intensa, subito dopo 4 minuti abbiamo già visto diversi azioni e tiri e, in questo caso da entrambe le parti, perché lo sappiamo, sono gare molto giocate sul filo di lano. Tra l'altro ricordiamo anche l'ultima gara, la prima casalinga in questo caso delle Go Tavannelle, il pareggio incredibile proprio maturato negli ultimi minuti col Metelli Cologne 24-24 che abbiamo, insomma, ne abbiamo parlato in diretta. Sì, questa partita del Teramo è una partita molto importante, sono 3 punti che valgono quasi 6 punti, tutte e due le squadre hanno bisogno di fare punti. La Go Tavannelle secondo me quest'oggi dovrà fare una grande partita, è tutta grinta. Attenzione, gol, dobbiamo stringere la difesa. Cristian Giampietro ancora, bisogna stare attenti sul centrale, quindi va in vantaggio il Teramo 2-1 dopo 4 minuti e 38 secondi. Adesso Vermigli provvedi il passaggio verso Barbarito che ancora fa adesso uno in meno, ricordiamo, perché Lastrucci è in panca con 2 minuti e quindi bisogna stare molto attenti. Bravo in questo caso Nicola Barbarito a cercare la penetrazione. Sì, Nicola Barbarito è un giocatore che fa della grinta la sua arma migliore, lo vediamo, non molla un secondo, lotta, attenzione Nicola, tiro, gol! Rete, grande Roto, ricordiamo con un uomo in meno, quindi il pareggio per Ego Tavannelle, davvero un ottimo, attenzione, bisogna distrarsi, il tiro, la parata, ancora chiuso, anche ancora in questo caso c'è la munizione proprio a Nicola Barbarito, però in questo caso ha fatto bene. Sì, Nicola ha rischiato in questo fallo, però l'attaccante era lanciato a porta, quindi ha fatto benissimo. Nicola anche in difesa ha dimostrato la sua grinta, non si è tirato indietro al fallo. Vediamo come va questa partita. Ancora altro fallo, ancora Barbarito,
sta giocando davvero bene, stanno chiudendo soprattutto nel centrale. Attenzione alle distrazioni perché sono molto intelligenti i ragazzi del Teramo, come dicevamo prima, allenati da Marcello Fonti, insomma chiaramente un allenatore di altissimo livello. Adesso la grande parata, davvero bravo Mattia Ciani che va a chiudere la sua porta, davvero bella questo intervento che permette adesso sempre con l'uomo in meno, adesso dovrebbe essere rientrato Lastrucci, perfetto, quindi in parità di uomini e parità anche di punteggio, 2-2. Ricordo anche Michele, il bravo, grande parata e ammonizione al numero 9 Cristian Giampietro. La classifica, perché mi sembra giusto dare importanza anche al fatto: Bologna United 7 punti, Cingoli 6, ben 4 squadre a 5 punti, Padova, Cologne, Metelli Cologne, Lions Teramo e Modena con 5 punti, e Gotha Barnelle 3, e Carpi e Romagna con 0 punti. Quindi una classifica si sta delineando soprattutto sul fatto che insomma, c'è veramente equilibrio in questo girone. Sì, questo girone è un girone molto equilibrato, a parte secondo me Bologna, che in questo inizio di campionato sta dimostrando di essere la più in forma di tutte. Le altre squadre sono tutte al solito pari più o meno. Attenzione, bella difesa dei Provvedi, comunque questa secondo me era doppia, fallo i Provvedi, buono, difesa molto aggressiva. Vediamo il mister Lalic, ha posizionato una 5-1 con Simone Vucci e sta dando i suoi frutti per ora, vediamo Simone Vucci special davvero, è il nostro uomo in più che va sempre a chiudere sul portatore palla, diciamo così, il play dell'azione, o chi diciamo sostanzialmente quello che in questo momento ha segnato più gol, perché entrambe le reti arrivano da Cristian Giampietro. Il tiro bello questo in questo caso di Roberto Pieragostino, che porta di nuovo in vantaggio la formazione abruzzese, Lions Teramo. Ricordo gli arbitri sono Savarese e Calascibetta, e quindi due arbitri anche loro di spessore nazionale, e che scelti per questa gara. E ricordiamo, perché non l'abbiamo ancora detto, ma Lastrucci riesce a recuperare molto bene, e la rete di Datta Treia, molto bella, e il pareggio 3-3, bravo Lastrucci, rientra Vucci ed esce in questo caso Lastrucci. E ricordiamo allenatore del Gotha Barnelle e Nedielko Lalic insieme a Matteo Pelacchi, che insomma insieme a te lo scorso anno siete stati protagonisti di questa prima avventura del Tavarnelle in Serie A1. Avete portato a casa un risultato fondamentale perché l'obiettivo era quello di salvarsi, la salvezza è arrivata diciamo sostanzialmente a metà del guado della stagione. Ecco il contropiede, uno contro uno, Datta, e c'è la rete, grande rete, il vantaggio, il primo vantaggio per quanto riguarda la formazione di Lalic, anzi il secondo perché erano andati in vantaggio sull'1-0, però non lo contiamo quel vantaggio perché questo è quello importante. 9 minuti e 15 di gioco, ricordiamo traversa, recupera bene la sfera e rilancia lunga, ancora Datta, c'è il fallo, aspetta, rallenta Datta, molto bravo, era andato in velocità, Vermigli fa girare la palla, Provvedi, e riprende in mano e anche un po' le redini del campo e del parquet, proprio in questo caso Nicola Barbarito, che sta davvero sostituendo alla grande il capitano Bevanati. Ecco qui, e la rete, qui un po' di sfortuna per Pierluigi Di Marcello, infatti si arrabbia perché l'aveva intuita, e invece la rete del più 2 per la formazione di casa. Sì, Gigi è stato sfortunato, lo vediamo, si arrabbia, ma è un personaggio che ha un carisma d'acciaio. Comunque bene così per noi, Nicola ancora è presente nella partita, vedo che attenzione, ah no, palla per Teramo, dicevo Barbarito è presente nella partita, ha già fatto 2 gol e 2 buone difese, comunque la squadra vedo
che è concentrata, ben difesa, bene stretta. Attenzione, attenzione, attenzione a Teramo. Ancora, ancora Valvarito, ottimo, ottimo così. Continuiamo così. Sono, devo essere sincero, dallo scorso anno sta facendo veramente un miglioramento tecnico e tattico, anche con questi cambi, anche con Mone che entra e esce per il 5-1, dimostrazione che davvero l'Alice, chiaramente insieme a Pelacchi, stanno facendo un grande lavoro proprio sia a livello di prima squadra, ma so che anche nel settore giovanile davvero stanno crescendo ragazzi di spessore. Sì, anche se attenzione, tiro, bella parata di Ciani. Ciani nei momenti importanti risponde sempre presente e piazza sempre la parata importante. È molto importante quando il portiere para, da grinta e fiducia a tutta la squadra. Dicevo, mister Lalic lavora tutto il settore giovanile, è un lavoro continuo, compatto, che va secondo la linea della Serie A, quindi forma giocatori che quando arrivano in Serie A sanno già cosa fare e come. Attenzione, attenzione la gol, gira molto bene la palla, in velocità, Lastrucci, Lastrucci, Barbarito, attenzione, provvedi, vediamo, vediamo, Laigo è in palla stasera, è in palla. Eh sì, è in palla, lo sta dimostrando, bel passaggio, ha toccato, sì, 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 era dentro l'area e quindi giustamente gli arbitri hanno fischiato e hanno restituito la sfera e la grinta di Edoardo Borgiani è andata a chiudere sul portatore palla, incredibile. È davvero la munizione, ma non importa perché questo dimostra che la squadra c'è, sta veramente capendo e intuendo l'importanza di questa sfida, anche perché insomma ci vuole un riscatto dopo la sconfitta da parte della gara di Padova. E quindi davvero il tiro è bella questa, il pallonetto, la colombella, come si dice, Riccardo Di Giulio accorcia le distanze, 5-4, ma il vantaggio delle Gotha Vernelle è ancora nelle loro mani, perché adesso c'è la possibilità di andare al tiro e quindi di cercare di segnare la sesta rete. Ancora in questo caso Francesco Provvedi, tanto il fratello di Provvedi gioca proprio nella tua squadra, che insomma tu sei l'allenatore della Serie B, e quindi insomma lui per una scelta di lavoro viene a giocare in Serie B per divertimento, soprattutto per passione. Sì, sì, abbiamo questa Serie B che io alleno. Che io alleno, è una squadra formata da persone che non hanno dolcissimo tempo per allenarsi, perché la Serie A è un impegno grandissimo, però è una squadra con dei giocatori che hanno grandissimo valore, che potrebbero allenarsi tranquillamente. Ah, palla persa, palla nostra! No, attenzione, attenzione, tocco. Ha toccato Datta, sì, Datta Treia, anche se non sembrava molto dubbioso, infatti il primo arbitro, l'arbitro esterno non l'aveva data, invece l'arbitro di linea ha dato questo tocco, quindi molto ovviamente è corretto, perché sicuramente vede meglio di noi che siamo alti, quindi ed è più vicino all'azione. Ancora 5-4 per le Gotha Vernelle, adesso scambio veloce, il tiro, ah peccato, l'aveva presa con il ginocchio e c'è la rete, il pareggio al 14-20. C'è il pareggio 5-5 per la formazione abruzzese dei Lions Teramo. Il pubblico si è infittito in tribuna qui al Palafrancioli, e questo è sempre un dato positivo, e vuol dire che la formazione è sempre seguita e ogni volta che gioca in casa c'è un bel pubblico. Sì, la formazione della Gotha Vernelle è formata per il 99,9% da ragazzi di Tavarnelle, Poggibonzi e Barberino Valdelsa, quindi sono ragazzi che possiamo trovare tranquillamente al bar o al supermercato, e sono tutti amici e sono ben voluti dalla gente, quindi questo è anche un orgoglio per noi di Tavarnelle, cresciuti e nati in questi paesi. Eh sì, sicuramente, bravo ancora
Sta giocando davvero bene Nicola Barbarito, sta dando la carica, la spinta, la giusta dose di determinazione per questa sfida delicatissima col Teramo. E la grande parata di Pierluigi Di Marcello. Rigore, perché c'è il fallo su, in questo caso, Francesco Provvedi. Vediamo chi sarà a tirare dai 7 metri, e come al solito Edoardo Borgianni di fronte avrà un grande portiere e non sarà facile. Adesso c'è anche un problema di parquet. Quindi Borgianni contro Di Marcello. Borgianni contro Di Marcello. Eccola qui. Il rigore 7 metri, ricordiamo. Qui c'è un po' di... la palla tocca la traversa e quindi niente da fare, 5-5 rimane il punteggio. Peccato, un'occasione persa per le Gotha Varnelle. Beh sì, è un'occasione persa, ma battere un rigore con in porta quando c'è Gigi Di Marcello non è semplice. Edo è stato, secondo me è stato molto bravo, perché era l'unico punto in cui poteva tirare, è stato sfortunato perché ha preso la traversa. E ora serve una buona difesa e una ripartenza veloce. E vediamo, vediamo la squadra come reagisce. Vediamo un po', davvero, ecco il tiro e la rete ancora di Cristian Giampietro, quindi il vantaggio. Quindi un 3-0 per la formazione abruzzese. 6-5, errore, attenzione, non bisogna commettere questi errori per tenere la partita viva. Infatti anche Marcello Fonte ha detto adesso è importante, e ha ragione perfettamente. Un momento importante questo della partita, anche se siamo, è passato solo un quarto della gara, però il pallone scotta, scotta per tutte e due le squadre, tra virgolette. E la rete, in questo caso Roberto Pieragostino di astuzia, la palla è passata in mezzo alle mani di Provvedi. Adesso il doppio vantaggio, vantaggio massimo per i Lions Teramo. Ricordiamo 7-5, adesso bisogna per forza andare a rete, a segno, perché c'è il fallo. L'aveva parata anche questa Di Marcello, sempre in forma, sempre forte. Aveva parato, ma Nicola ha tirato un tiro forzato, viziato da un fallo, quindi non ha nemmeno guardato il portiere, non si è nemmeno concentrato. Vediamo, qui serve un bel gol ora, subito. Attenzione, rigore ancora. Bravo ancora in questo caso Nicola Barbarito, va Bevanati il capitano a tirare. Il capitano serve a questo, il momento ora è importante, il capitano entra e si prende subito la responsabilità di rigore. L'ha detto, è appena entrato, batto io questo rigore. Vediamo, vediamo Francesco. E gol! Grande capitano! Entra e segna Francesco Bevanati, 7-6. Giustamente Lalic sono alla carica, anche lui, tra l'altro sia Fonti che Lalic sono stati, mi ricordo, in Coppa Italia, una sfida tra Siracusa e Alpi Prato, insomma si parla di tanti anni fa, però erano sempre loro a confrontarsi, a sedere sulle panchine delle rispettive
squadre e ancora adesso sono a sfidarsi. Bella azione, hanno giocato sulla destra e è arrivato il gol numero 8 per la formazione del Lions Teramo in tenuta biancorossa. È una partita, una sfida difficile perché loro non mollano mai. Sì, è una partita molto difficile. Probabilmente il punteggio rimarrà sempre così, più 2, più 1, pari. Sono una squadra molto grintosa, molto veloce in qualche elemento, come Pier Agostino, anche molto tecnica. Non è facile battere questa squadra. Attenzione, Vermigli! No! Questo secondo me era rigore, il difensore era palesemente dentro ai 6 metri. Però non lo so. Si vede l'arbitro, sicuramente ha visto molto meglio di noi, ma da quassù sembrava rigore. Eh sì, anche a noi sembrava, anche perché forse in questa occasione eravamo messi meglio noi. Incredibile, adesso c'è il vantaggio 8-6, ricordiamo, per il tiro, ma la palla va fuori, quindi esterno è stato in questo caso Valeri a provare il tiro. Ha preso la cazziata da parte di Marcello Fonti, che l'aveva fatto entrare molto probabilmente per fare un certo tipo di gioco. Adesso bello lo scarico, il passaggio, Vermigli, c'è il fallo, meno male c'è il fallo. 2 minuti per in questo caso Cristian Giampietro, quindi 2 minuti che dice qualcosa a Provvedi, ma non si capisce cosa. Forse quindi adesso uomo in più per per Legò Tavarnelle. Quindi 2 minuti per Cristian Giampietro, uomo in più, è importante questo uomo in più per Legò Tavarnelle. Sì, è molto importante, dobbiamo recuperare, vediamo se il capitano dà la scossa giusta a questa squadra. Pallaccia, attenzione, queste sono palle perse in superiorità numerica e sono sprecate. Questa palla persa vale doppia, dobbiamo stare molto attenti a non perdere la palla, perché loro ora saranno il più possibile in attacco per far scorrere il tempo e far rientrare il giocatore. Attenzione, dobbiamo fare un'ottima difesa, ottima. Ha rimesso dentro Valeri, vediamo un po' se ci rifà un altro, diciamo, regalo e così si arrabbia un altro po' Marcello Fonti, mi sembra, in modo, ecco, bravo di Marcello, ha fatto una bella finta. Adesso qui altra palla recuperata. Il tiro va bene, bella difesa da parte delle Legò Tavarnelle. 20-57 sul tabellone qui del Palafrancioli, 8-6 per gli ospiti. Una partita tra l'altro dove non hanno segnato tantissimo, a dimostrazione che le difese sono davvero, davvero in forma. Grande gol ancora di Roberto Pieragostino, un giocatore di tutto rispetto. Troppi errori, ma sta per entrare anche Tommaso Pesci, dovrebbe entrare a brevissimo. Però troppi errori da parte delle Legò Tavarnelle in questa fase di fine primo tempo. Peccato. Sì, la squadra è un po' contratta, si vede anche da questi errori. Edo non sbaglia mai, non è nelle sue corde fare questi errori. Fallo. E dobbiamo riorganizzare, secondo me, più che le gambe, dobbiamo riorganizzare la mente, mettersi lì punto a punto e recuperare. Vediamo se riusciamo ad avere la scossa giusta. Intanto
Teramo fa girare palla con proprio in questo caso Pieragostino, il tiro di bello il muro in questo caso di Francesco Provvedi che chiude a Valeri il tiro, ancora il giro palla, anche Fonti urla gioca, anche perché ancora ricordo più 3 per la formazione del Teramo. Il tiro e la rete ancora di questo Pieragostino, davvero forse il giocatore giustamente c'è il time out. Allora, 10-6, entra anche il Tommaso Pesci da Massa Marittima, ma ormai ha sposato la causa del Tavarnelle, un ragazzo eclettico, insomma, adesso l'ha lasciato, non so se per in attesa di come andava la partita o perché non stava benissimo. No, ma Tommaso è stato influenzato. È stato 3 o 4 giorni con la febbre altissima. Attenzione, 2 minuti, questi sono falli brutti e scorretti perché vanno diretti al volto e vi assicuro che fa molto male, ve lo assicuro. Dicevo, Tommaso avevo la febbre alta lunedì, martedì e mercoledì, però anche lui non molla, stringe i denti e è qui a lottare con noi. Vediamo cosa fa Tommaso, secondo me potrebbe essere l'uomo giusto per dare la scossa. Eh sì, sicuramente, insomma, grande personalità, anche tecnica, bella questo passaggio, il tiro, palo, incredibile, peccato, qui meritava in questo caso Giacomo Pelacchi la rete, e invece ha preso il palo proprio pieno, e quindi rimane 10-6 il vantaggio, uomo in meno, sì, quindi... Anzi, uomo in più in questo caso per Ego Tavarnelle, però bisogna sfruttare l'uomo in più. Bisogna sfruttarlo sempre l'uomo in più. Quando siamo in superiorità numerica, in gergo tecnico, dobbiamo fare un gol e non subirne. Però l'importante è fare un gol. Attenzione. Mister Lalic ha messo 6-0 alta, 6-0 alta a chiudere tutti gli spazi. Vediamo, passivo. Attenzione a Teramo. Fallo, difesa forte di Borgianni, bisogna stare molto attenti al tiro, giustamente come dice Michele Graziosi, e la parata, grande, molto bravo ancora Mattia Ciani che suona la carica, eccolo qua, e la rete, 7-10 per gli ospiti, ma questa è la rete importantissima. Sì, questa è la rete importantissima, si vede subito il timbro del capitano. Un passaggio di 20 metri al pivot, questo è un passaggio di una tecnica, sembra facile a vederlo dalla televisione, ma vi giuro è un passaggio molto difficile perché passa in mezzo a tante mani. Vediamo, potrebbe essere l'occasione giusta, la svolta giusta questa. Eh sì, mancano meno di 5 minuti alla fine del primo tempo,
Ricordiamo 10-7 per gli ospiti, bravo Pevanate ancora a prestare il tiro e la rete di Pieragostino. Rientra tra l'altro, c'è il fallo netto su Pesci. Tommaso Pesci aveva provato a tirare ma è stato toccato e chiuso come prima battuta, l'arbitro non aveva fischiato e poi invece giustamente ha fatto il suo dovere. Sì, era fallo, attenzione Borgiani va dentro, fallo. Sì, era fallo, Tommaso ha provato il tiro, è stato contrastato due giocatori, fallo. Non capisco perché i giocatori di Teramo continuano a protestare quando era fallo. Attenzione Tommaso, gol! È la rete, bravo Pesci, grande gol. Ha preso la responsabilità di questa entrata ed è riuscito a segnare. Anche questo si arrabbia Gigi Di Marcello, ma anche un po' di sfortuna perché l'aveva toccata con la mano sinistra, anzi col braccio sinistro, però in questo caso bravo Pesci a entrare il tiro. C'è il fallo di Bevanati sul 2 minuti addirittura. Due minuti per Bevanati, critica la decisione Marcello Fonte, ma non mi sembra, è un po' esagerato. Va in porta Stefano Vucci, anche per dare un po' di fiata a Mattia Ciani che davvero ha fatto un ottimo match fino a questo momento. Sì, entra Stefano è un portiere molto reattivo, molto grintoso, vediamo, sicuramente può dare il suo contributo. È una linfa vitale per recuperare, vediamo, attenzione, dobbiamo fare un'ottima difesa ora. 11-8, sempre 11-8, ricordiamo il punteggio, la chiusura, bravo ancora Borgianni a mettere il suo fisico davanti ad Andrea Di Marcello. È un bello scontro, attenzione, non lasciamo passare, bravo ancora, contropiede, 1-2. Datta 1-2 e la rete 9-11 con l'uomo in meno, ricordiamo, perché il capitano Francesco Bevanati ha i 2 minuti, quindi gol importantissimo per le Gotha Barnelle che dà morale e soprattutto dimostra che la formazione è in campo. La formazione non molla mai, questo è un dato di fatto, sempre in tutte le partite, anche sotto 3-4 gol, la partita non è mai finita, finisce al 60esimo e la Gotha Barnelle lo esprime in pieno questo concetto. Siamo ancora nemmeno, ma stiamo. Attenzione Pieragostino. Questo è un grande giocatore, questo è un grande giocatore, davvero sta facendo la differenza oggi fino a questo momento. E quindi ancora vantaggio di 3 per la formazione di Teramo. Attenzione, c'è Bagnato in terra, quindi entra la Spugna. Allora, riprendiamo Pesci, Provvedi e Barbarito con Borgiani che gioca esterno, ala perché chiaramente è Gotha Barnelle con un uomo in meno. Pesci sicuramente è entrato bene in questa sfida, adesso non è facile penetrare anche perché... Ecco qua il tiro, peccato il fallo, c'è il fallo, toccato e rientra Bevanati. Manca 1 minuto e 15 alla fine del primo tempo, c'è ancora la possibilità di andare a meno 2 per le Gotha Barnelle, sarebbe decisivo, importante accorciare le distanze. Ecco ancora, e la rete, grande rete con il sinistro di Francesco Provvedi, 10-12, 1 minuto al termine, 1 minuto davvero
che può decidere tanto per questa finale di primo tempo. Se in un minuto la palla a mano può succedere tutto, si può vincere o perdere le partite, però la reazione secondo me c'è stata. Però dobbiamo stringere ulteriormente le maglie di difesa e impedire a Pieragostino di farci ancora del male. Time out. Time out. 30 secondi e molto probabilmente l'ultimo tiro sarà per Teramo. Ricordiamo 12-10 per la squadra ospite. Ancora che fa girare palla, ancora 15 secondi. Ah, la rete incredibile, c'è un'altra possibilità per... bisogna far veloci, Pesci perde palla. Attenzione, contropiede, meno male, 13-10 per Teramo e finisce il primo tempo. Inizio del secondo tempo del match tra Egota Varnelle e Lions Teramo, ricordiamo quinta giornata del campionato di Serie 1 Girone B di pallamano qui al Palafrancioli. 13-10 il primo tempo per Lions Teramo, un match che sostanzialmente è stato sempre equilibrato perché diciamo intorno al ventesimo dove la squadra di coach Fonti ha staccato la formazione di Lalice, ha fino alla fine tenuto questo vantaggio. Sì, è stato un primo tempo un po' sottotono per la... Attenzione, Barbarito! Rigore! No, ma come? Dicevo, attenzione al contropiede di Teramo. Sembrava rigore, in questo caso Barbarito era riuscito a entrare, ma poi sembrava un fallo evidente, ma invece gli arbitri non hanno... Ricordiamo Savarese e Calascibetta non hanno fischiato niente, quindi rimane il 10-13 e adesso c'è l'occasione per andare a più 4 addirittura per quanto riguarda la formazione biancorossa del Teramo che ha, come abbiamo visto in porta, Gigi e Di Marcello. È molto bravo in questo caso Mattia Ciani, riparte in contropiede Egota Varnelle, il giro, il tiro, la rete.
bravo in questo caso Edoardo Borgianni a girarsi e a tirare di prima per il bel passaggio anche di Pesci. Sì, questo è un asse, è un asse molto, molto importante, molto prolifico per l'Ego Tavarnelle. Pesci, Borgianni si trovano occhi chiusi, percussione seconda fase di Pesci, Edo si è liberato, palla Edo e gol. Dobbiamo difendere fortissimo e ripartire in velocità con questi due terribili ragazzi. Dai, 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 forse go. Eh sì, forse go, e soprattutto una squadra davvero impostata sulla gioventù, sulla freschezza, sulla voglia di davvero essere protagonisti di questi due giovani che sono già nell'entourage della nazionale juniores e che a breve dovrebbero anche, qualcuno ha già fatto dei collegiali con la nazionale maggiore. Fallo, Pesci e insieme a Borgianni chiudono bene, attenzione perché è in terra Paolo Toppi che ha preso forse una botta, adesso vediamo un po', ma si rialza, quindi non dovrebbe essere niente di particolare. Chiedono il cambio, quindi c'è il cambio, entra Baleri. Ancora Teramo, Gian Pietro ha fatto un passaggio non perfetto su Pieragostino, bravo Bevanati a chiudere il tiro, ha provato Andrea Di Marcello, il capitano, a fare, si arrabbia Marcello Fonti perché qui ancora sembrava fallo per scivolata, scusate, ero girato. Sì, c'è un po' di discussione tra l'allenatore e il capitano su questa scelta, dice è la prima volta che tiro in velocità, ci ha provato e chiaramente l'avevamo detto prima, anche loro so, c'è molta tensione, c'è molte tra virgolette prime donne perché sono giocatori, ecco questo mi sembrava Pastinetto, la palla in questo caso riprende possesso Ego Tavarnelle, ancora Ego, il passaggio Bonanni e gol, grande rete, 12-13, quindi si avvicina Ego Tavarnelle alla squadra ospite e questo è importantissimo. Sì, ancora una volta Edo viene chiamato in causa e lui come sempre risponde presente. Vedo nei giocatori di Teramo un po' di tensione, stanno discutendo con l'allenatore, stanno discutendo fra di sé. Questo sicuramente non fa bene alla squadra di Teramo, però fa bene all'Ego Tavarnelle. Attenzione, difesa molto aggressiva dell'Ego. Sì. Bravo, ancora cercano il tiro ma non riescono a trovarlo. Ancora manca pochissimo, ancora la chiusura. Passaggio interno, non arriva nulla, chiusura, ancora il cambio, il tiro e la rete proprio sull'ultimo tiro, la rete del 14-12 per la formazione ospite che gioca il 5-1 adesso in questo momento, è entrato Davide Barbuti con il numero 4. A attaccare in questo caso Bevanati, il capitano, e non dargli la possibilità di smistare il pallone, il tiro, mamma mia, va a pigliare il palo pieno, peccato, anche questo era un tiro in diagonale, io l'avevo visto dentro. No, stava un bel tiro di Francesco e anch'io avevo visto la palla dentro, ero già a esultare, ma il palo ci ha negato la gioia del gol, ma la squadra c'è, la vedo in difesa che scorre molto, con molta grinta, dobbiamo giocare punto a punto, attenzione a Teramo, combinazione di attacco, ancora va sull'ala sinistra, passaggio interno, non trovano spazi, ancora il Cristian Giampietro che è veramente un'anguilla, schizza da tutte le parti, però chiaramente quando va sul muro della Ego Tavarnelle è un po' difficile trovare il tiro, adesso c'è la deviazione, peccato, poteva ancora in questo caso essere ritornare la palla
alle Gota Varnelle. Ancora il tiro, la rete, Pieragostino davvero un cecchino, 12-15, quindi si ritorna a più 3 per la squadra ospite. C'è l'applauso del pubblico del Pala Francioli di Colle Valdelsa per sostenere i propri giocatori. C'è il fischio dell'arbitro, mentre Pesci era proprio a tu per tu con Gigi Di Marcello, e quindi anche questo un'occasione persa per le Gota Varnelle. Fa girare la sfera Pesci, sicuramente un ottimo, e il gol di Bevanati, capitano che suona la carica, 15-13, bella questo giro palla. Sì, abbiamo fatto un'ottima combinazione, abbiamo mandato un doppio pivot con Varvarito, si è creato lo spazio e Francesco ci si è buttato subito dentro. Problema secondo me è in difesa, perché non riusciamo a contenere Pieragostino, difendiamo fino al limite del passivo e lui riesce sempre a farci gol con bei tiri, onestamente, però dobbiamo riuscire ad arginare Pieragostino. Se arginiamo Pieragostino, secondo me riusciremo a fare benissimo. Ottimo, ottima difesa, Pesci. Aggressivo. Bravo Pesci. Ti faccio una domanda tecnica, forse giocare a uomo su Pieragostino potrebbe essere una soluzione, anche se si sposta varia molto, il giocatore numero 12 ospite. Sì, giocare a uomo potrebbe essere una soluzione, però quando difendiamo a uomo la difesa automaticamente si allarga, si creano spazi molto più larghi e il giocatore numero 2 di Giulio è un giocatore molto veloce e con gli spazi più ampi potrebbe farci molto male, quindi mister Lalic sicuramente starà pensando a una soluzione. Vediamo come va la partita. Sì, vediamo un po', ancora più 2 per Teramo, Lions Teramo, ricordiamo anche la formazione biancorossa molto che cura tantissimo il settore giovanile, anche loro come Gota Varnelle. Passati 7 minuti e 55 di questo secondo tempo e c'è il fallo in attacco, quindi si può ripartire. 2 minuti per il numero 3 Andrea Leodori, 2 minuti, si guarda, questo è un 2 minuti giustissimo. L'arbitro è stato molto bravo, perché quando si batte di rimessa il giocatore deve stare a 3 metri dalla palla, il giocatore è passato vicino al punto di rimessa e il regolamento parla chiaro, 2 minuti, molto bravo in questo caso l'arbitro, molto bravo. Facciamo i complimenti in questo caso all'arbitro, perché giustamente ha applicato il regolamento, si è arrabbiato e si arrabbia ancora Marcello Ponti. Marcello, lo sappiamo, è davvero un grande tecnico. Pesci e la rete! Grande, grande, grande! 14 Tavarnelle, 15 Lions Teramo. Si avvicina la formazione di Lalic con un uomo in meno, tra l'altro Teramo che si è un po' disunita la formazione di Fonti, l'avevamo detto, non è facile giocare tutta la partita con questa intensità e soprattutto solo con spunti individuali. Sì, però la Teramo dal mio punto di vista è praticamente solo Pieragostino. Attenzione ancora a Teramo, Pieragostino, tiro, ottimo muro! Ah, sfortuna, piede, comunque questo è un segnale anche per Pieragostino, non ha più vita facile contro questa difesa, vediamo un po' come va. Pieragostino è andato al tiro ma è stato murato da Bevanati e in questo caso da Francesco Provvedi, anche ora il ritorno indietro per Di Giulio, fa girare palla Di Marcello, ancora il tiro e la deviazione, ancora chiuso la tempo, giustamente palla alle Gota Varnelle, ancora Bevanati, riparte Barbarito, Pesci, sicuramente un'entrata, è entrato Pesci, fallo, 2 minuti e mi sa tanto rigore. Bravo, va a dargli il 5 Nicola Barbarito, che è sicuramente uno dei migliori in campo. Sì, Nicola sta giocando molto bene, sta mettendo
tutta la sua forza fisica e la grinta a disposizione di tutta la squadra. Però voglio sottolineare sempre la prova di Tommaso Pesci, un ragazzo molto giovane. Attenzione, Bemanati, gol! Pareggio, 15-15, bravo Francesco. Freddo in questa trasformazione, adesso c'è il cambio del portiere, entra Alessio Collevecchio al posto di Gigi Di Marcello, anche questo un segnale. Sì, anche questo è un segnale, perché Gigi negli ultimi 5 minuti non ha più parato una palla e dal mio punto di vista siamo stati molto più bravi noi a fare gol. Non voglio dire niente per scaramanzia, e seguiamo la partita con attenzione. 10-52, c'è il fallo di Datta Pietrangeli, o almeno di Tommaso Pesci, non si sa, uno dei due, però insomma non mi sembrava niente di particolare. Lui si è buttato, si è cercato di inserire, e adesso c'è anche qualche screzio. Il capitano Andrea Di Marcello ha un piccolo taglio sulle labbra, quindi deve cambiare. Entra Francesco Vermigli al posto di Tommaso Pesci. È lì un po' la furbizia di Marcello, che conosce che insomma far giocare uno o l'altro è ben diverso. Adesso c'è un po' di discussione tra gli arbitri anche. Il pubblico di Colle Valdelsa, ma di Tavarnelle, incita i propri beniamini qui al Pala Francioli. Davvero una bellissima gara, 15-15 per un pareggio che aspettava. Bella la chiusura e c'è il fallo di Alessio Savini, e quindi palla, possibilità di andare in vantaggio per Lego Tavarnelle con la classica casacca nero bianco verde, con l'Alice che sta cercando di trovare tutti gli schemi possibili per trovare soluzioni adatte al il tiro di Francesco Provvedi, troppo veloce, troppo, si poteva aspettare anche qualcosina in più. Sì, dobbiamo avere più pazienza in attacco. I minuti precedenti ci hanno dimostrato che se stiamo in attacco più tempo la difesa si disunisce e quindi si creano spazi giusti per fare tiri sicuri, gol sicuri. Dobbiamo avere pazienza, la partita è ancora lunghissima, pazienza. 12:30 dall'inizio del secondo tempo, quindi ancora 13 minuti di tempo, quindi ancora diciamo un quarto. La parata, c'è il fallo. 2 minuti di Marcello o no? Paolo Toppi, 2 minuti, quindi più uno, e rientra Pesci, fondamentale Tommaso Pesci, l'abbiamo visto, è davvero un giocatore, l'uomo in più possiamo dire delle Gota Parnelle. Sì, è l'uomo che dà la grinta giusta, dà la carica giusta. Io però voglio sottolineare l'atteggiamento che a me non piace dei giocatori del Teramo, che vanno tutti intorno all'arbitro a protestare, è una cosa che, ripeto, a me personalmente non piace. Se l'arbitro prende una decisione, è lui il direttore di gara e quella deve essere. È anche un esempio, è un brutto esempio che si dà anche ai giovani. Sì, sicuramente adesso sistemiamo il parquet. Allora, 16-15, ricordiamo il punteggio per Teramo sempre, e adesso invece Lego Tavarnelle con l'uomo in più, la parata di, in questo caso, di Collevecchio,
bravo con le vecchie, in questo caso ha chiuso bene, anche se il tiro non era impeccabile da parte di Tommaso Pesci. Si pecca un po' di ingenuità, bisogna andare a chiudere queste occasioni, anche perché l'uomo in più non capita sempre. Adesso la percentuale di gol sull'uomo in più non l'abbiamo ottenuta, ma sicuramente non è così alta, Michele. No, Tommaso ha sbagliato questo tiro. Attenzione, ancora per Agostino, ancora per Agostino. È un giocatore formidabile, non ha sbagliato un colpo da tutta la partita. Non riusciamo ancora ad arginare questo giocatore, ci sta facendo malissimo. Ripeto, l'unico giocatore del Teramo, ci sta facendo malissimo. Attenzione, vediamo questo attacco, è importante fare gol adesso. 17-15 sul lato, Dattatreia chiude Teramo, ancora fallo, ancora bisogna avere più calma sicuramente. Pesci, Bevanati, Vermiglia, ancora Bevanati e mamma mia, un po' di sfortuna, palla buona, Tommaso Pesci ha ancora la forza di spingere, ancora Datta, fallo su di lui, anche in questo caso palo pieno, è già il quinto palo che prende Lego Tavarnelle. Bello questo scambio, la rete, 16-17, la partita è sempre lì, 15 minuti passati in questo momento, ancora 15 al termine ed è lunghissimo, 17-16, bisogna rimanere lì concentrati. Sì, Lego Tavarnelle non sta facendo una delle sue migliori prove, diciamo così, però i ragazzi non mollano mai, e si vede, rimangono attaccati sempre alla partita. Dobbiamo difendere, la soluzione è difendere, gol lo troviamo, però dobbiamo arginare quel giocatore, terribile. Rigore. E fallo, rigore, mi sa tanto che sì, rigore per Teramo. Vediamo chi sarà a tirare questo rigore, Riccardo Di Giulio, il mancinaccio. Ah, peccato, c'è la rete, quindi 16-18, più due, sempre lì, ma non si riesce a riagganciare, anzi è stato fatto l'aggancio sul 15 pari, però di nuovo poi Teramo si è staccata, sempre di questi due punti, vantaggio minimo, però sempre un vantaggio, fallo, attenzione. È brutto fallo questo, è un po'. Ancora l'arbitro che ha voluto la precisione nello spazio. Bravo Pesci, bella palla e la rete! Grande passaggio! Qui un assist davvero che non si poteva sbagliare. Qui in questa azione abbiamo visto tutta la bravura di questi due ragazzi. Tommaso ha fatto un cambio di direzione, è uscito a sinistra, Edo ha preso posizione sulla destra, si è trovato con 2 metri liberi per tirare. Dobbiamo sfruttare di più secondo me questi due ragazzi, e loro devono prendere per mano la squadra e portarla fino in fondo. Vediamo la difesa. Eh sì, ancora in attacco Teramo, bravo Edoardo Borgianni, che va a davvero a farsi sentire con il suo fisico. Ricordiamo tra l'altro le gare che si sono giocate in questo pomeriggio, Pantarei Modena ha superato Romagna 28-21, grande parata, grande per Mattia Ciani, bravo, ancora ha preso una botta molto probabilmente, e ricordo la vittoria di Cingoli a Carpi contro il Terraquili di Carpi 30-29. Ancora la formazione di casa che spinge, vuole il pareggio,
c'è il fallo, qui c'è il fallo netto. Questo mi sembra che fosse rigore, Michele, però ancora il fallo del numero 2 Riccardo Di Giulio, colui che ha segnato il rigore, ha segnato la formazione del Teramo, che aveva portato ancora, c'è coach Fonti che urla, sbraita, non si sa con chi, ormai ce l'ha con tutti, dagli arbitri ai suoi giocatori, agli avversari. Bello questo passaggio, Barbarito ha fischiato sfondamento, l'arbitro non mi sembrava, però veramente peccato. È la rete del Teramo che si porta a più 2, doveva essere un pareggio, invece va a più 2 in questo caso Teramo. Incredibile, Lalic si arrabbia, però Pesci e la rete va in cielo, e con un diagonale secco porta meno 1 ancora le cose a Barnelle. Davvero Pesci fondamentale in questa fase di gioco. Sì, Tommaso ormai non è più una novità per noi dell'ambiente da pallamano, ma anche il pubblico, i telespettatori. Questo è un gol bellissimo, è un gol di una tecnica straordinaria. Attenzione, oh! Grande parata di Mattia Ciani, che riesce a recuperare la sfera, e adesso c'è l'occasione. Tommaso Pesci può andare, fallo, no, sfondamento, chiamato sfondamento, in questo caso giusto, ha ragione l'arbitro, e la rete. Adesso stanno saltando un po' tutti gli schemi, stanno saltando gli schemi, la rete di Cristian Giampietro, 18-20, dice l'Alic di rallentare un attimo, soprattutto nell'azione precedente, forse si doveva attendere un po' di più, anche se chiaramente si cerca di andare a segnare dall'altra parte. Sì, Tommaso ha commesso un errore, ma ricordiamoci che Tommaso è sempre un ragazzo che ha 18 anni e pochissima esperienza. Questi sono errori, diciamo, di gioventù. Attenzione, Edo. Fallo. Sono errori di gioventù, ecco, ma sicuramente si farà perdonare. Eh sì, Vermigli, ancora Barbarito, Pesci. Bella palla per Vermigli e la rete di Francesco Vermigli con il numero 7. Bravo Francesco. Bella questo taglio che ha permesso a Francesco Vermigli di tirare in diagonale e di accorciare le distanze. 20-19 sempre per Teramo, a 9 minuti dalla fine di questa bellissima partita, forse non tatticamente perfetta da entrambe le squadre, però combattuta. Sì, non è perfetta a livello tattico, ma sono due squadre, fallo, sono due squadre che giocano la grinta e lo stiamo vedendo in campo, colpo su colpo, nessuno molla un centimetro, chi riuscirà a conquistare il centimetro in più vincerà questa partita. Eh sì, bisogna essere bravi a non... La parata, grande parata di Mattia Ciani con i piedi sul tiro di Andrea Di Marcello. Bravo, non è al 100%, tra l'altro Mattia sta stringendo i denti per rimanere in partita, ha preso una botta o qualcosa al piede sinistro, dopo andremo a capire di cosa si tratta. E Bevanati intanto cerca di dettare i fili di questa azione che è veramente importante. Barbarito con il piede e c'è il fallo. Ancora la formazione di Tavarnelle che vuole raggiungere il pareggio a 8 minuti, anzi a 7 e mezzo. Bravo Barbarito, fallo ancora Bevanati che chiede e vuole tranquillità, non vuole velocizzare l'azione. Bello questo passaggio, Datta prende il fallo, bravo Datta. Ancora la formazione di casa che adesso molto probabilmente
è la parata, Bevanati ha cercato il colpo a sorpresa, il portiere non si è fatto sorprendere, in questo caso Roberto Alessio Collevecchio, che sta sostituendo bene Pierluigi Di Marcello. Gigi Di Marcello, ancora la formazione ospite che è in vantaggio sempre di una rete a 6 minuti e mezzo dalla fine. Ancora tanto tempo, però adesso bisogna un po' essere determinati. Bisogna iniziare, quanti passi? Quanti sono passi? Ok, bisogna cominciare a essere più incisivi, più cinici, dobbiamo sfruttare qualsiasi occasione. Anche nell'azione precedente Francesco ha tirato, ma secondo me si poteva trovare una soluzione migliore, una soluzione più pratica, una soluzione più sicura. Adesso forse c'è stata la non perfetta chiusura da parte di Mattia Ciani, peccato perché forse l'ha vista all'ultimo e non è semplice, soprattutto in questi contesti. Bello suo passaggio, Borgiani su Vermigli, la rete! Ecco, forse la soluzione può essere proprio questa, giocare sull'ala destra Francesco Vermigli, che due in due o tre occasioni ha sempre andato in diagonale, ha sempre segnato. Sì, la difesa di Teramo è molto concentrata sulla parte centrale, anche perché sulla parte centrale noi abbiamo Tommaso e Capitano Bevanati e la difesa di... Attenzione, time out. Allora, entriamo quasi negli ultimi 5 minuti di gioco, 21-20 per la formazione ospite, partita sempre sul filo di lana, su azioni davvero da una parte all'altra, adesso contano davvero tanto queste avere il possesso palla. Sì, attenzione, Pieragostino. Attenzione a Teramo. Fallo del solito Borgiani, una roccia in difesa. Dobbiamo stare concentrati in difesa, uniti, dobbiamo riconquistare questa palla. Questa difesa è molto importante, secondo me è un crocevia della partita. Dobbiamo riconquistare palla, attenzione a Pieragostino. Fa girare palla, il tiro e la rete. Grande gol questo di Gianpietro, Cristian Gianpietro, quindi ancora più due per la formazione ospite, che adesso ha 4 minuti e mezzo neanche, deve per forza segnare. La rete di Bevanati, di forza, 22-21. Lalice spinge i suoi, si arrabbia, vuole più incisività, forse voleva un cambio, però non c'è il tempo, lo farà dopo. Ora c'è bisogno di chiudere, di stare lì in difesa, di non mollare. Manca 4 minuti alla fine, sono tanti ma sono anche pochi e purtroppo adesso c'è ancora lo svantaggio, tutta la partita in svantaggio è stata Legota Varnelle con questi due furetti, Gianpietro e Pieragostino, e la palla, c'è il contropiede di Datta, 1-2 e la rete! Bravo!
bravo, bravo, bravo Mattia Ciani a dare il via a questo contropiede e il pareggio a 2 minuti e mezzo, dalla 3 minuti diciamo dal termine della gara. Lalić alza le mani, dice di alzare le mani, di non mollare ora, ci vuole davvero spirito, determinazione, grinta. Ancora fa girare, non devono farli passare il tiro, ma non vale, niente da fare. I due furetti si dicono sempre qualcosa, non si capisce se lo fanno apposta o se davvero c'è un po' di litigiosità tra i due giocatori. Ecco, chiudere Borgianni, ancora alzare le mani e ancora Pesci, bravo Pesci. In questo caso c'è Lalić che sprona i suoi a non mollare. Ancora si gira, passi, via il contropiede, c'è Pesci, 1-2, la rete, il vantaggio. Il vantaggio delle Gotha Varnelle, +1 a 2 minuti dalla fine. Michele, grande Gotha Varnelle. Grande gol, io l'ho detto, dobbiamo fare grandi difese, recuperare palla e partire in contropiede. Attenzione a Prigostino, rallo, stupendo fallo di Borgianni. Questa è l'ego, soffre e sa ripartire e scalda le mani ai tifosi. Eh sì, scalda le mani ai tifosi. Ancora sull'esterno, il tiro, la parata. No, incredibile. Rigore per Teramo. Cambio, entra Stefano Vucci che è un grande rigorista, contro Cristian Giampietro. Ora è importante, 1:43 alla fine. E la rete del pareggio, 23-23. C'è 1:15 alla fine. Incredibile, ancora una volta sul filo dell'ultimo tiro per la formazione delle Gotha Varnelle. Fa girare la sfera, 1 minuto alla fine, 1 minuto. Ancora Francesco Vermiglia, la rete! Bravo Francesco, ancora sull'esterno, vanno a chiudere. Non bisogna farlo tirare, ancora fallo. Incredibile questo, da terra il fallo, bisogna stare calmi, c'è il vantaggio a 33 secondi dalla fine. Adesso c'è 2 minuti per Riccardo Di Giulio. Anzi, non si capisce a chi ha dato i 2 minuti. A Giampietro. 2 minuti a Giampietro. Adesso bisogna essere lì. 2 minuti a Giampietro è stato dato. È stato giustissimo, l'arbitro anche qui ha dimostrato di riuscire a vedere, di tenere la partita controllata. Un fallo normalissimo di Vermigli, ha reagito e giustissimo 2 minuti.
Questi saranno 30 secondi a Cardio Palma. Chi soffre di cuore consiglio di spegnere la televisione. Eh sì, davvero. Intanto Padova ha superato 22-21 Cologne, Metelli Cologne fuori casa, quindi incredibile. Padova va a 7 punti insieme a Bologna, Cingoli 6, Metelli, Lions Teramo e Pantarei Modena 5, però ancora c'è la gara da giocare, da terminare, 33 secondi, eccoli qua, si parte, 30, non si muove, c'è il time out.